c'è un mio amico, sono le, che ore sono? 4:30 di pomeriggio, quindi qua si può mangiare quando si vuole. Mio amico ha preso una pizza margherita, ok? Io mi sono preso gli spaghetti alla puttanesca, mi sono già messo su un mare di formaggio, sono con le olive, le acciughe, eccetera, eccetera. Tu poi cosa hai preso? Una da? Arancia e Succo margherita. d'arancia, una margherita, ok, da buon pite con italianico. Io mi sono preso gli spaghetti, mentre mi sono preso la birra da tedesco, birra, ok, da 0,4. Ecco, teniamo presente che la birra, io l'ho già un attimino provata, vedete, sorseggiata, la birra è birra. Stavolta faccio io la cinepresa, di solito la fa il ministro degli esteri, ma stavolta ho deciso io qui, alla pizzeria, spaghetteria Bell'Italia, Wünsche, Wünsche, Buon Appetito, ok? Allora, adesso mangiamo, poi dopo vi facciamo vedere il prezzo di quello che abbiamo speso qui, la porzione là di spaghetti super abbondante, quindi adesso me la devo mangiare perché sennò sarà fredda. E no, una domanda, allora stavamo dicendo qui comunque troviamo aperto, giusto? Alle 4:30 di pomeriggio. da noi 4:30 di pomeriggio in Pitecolandia, cosa trovi C'è la aperto? sala cinesca. C'è la sala cinesca. Ma solo in Germania si trova aperto, tu che sei uno che ultimamente ha fatto un po' di sinfonie in giro In tutti i per... paesi che ho visto, Messico, America, Dubai, Europa, paesi europei, l'unico paese al mondo dove non puoi mangiare a tutte le ore del pomeriggio in Italia. Esatto, e tu nell'ultimo anno hai fatto un bel po' di sinfonie, giusto? Sì. Quindi non sei uno con prove audiovisive, le hai fatte le 21 sinfonie? prove audiovisive. 21 sinfonie, sì, anche di lunga gittata, sei stato a Messico, Dubai, sei stato in California, Miami, poi vabbè, sei stato con me ad Cipro. Alicante, Cipro, sei stato con me a Ebo. Cipro, vabbè, poi sei stato con me nelle Canarie, roba, vabbè, ok. Quindi L'unico al mondo l'Italia, dove puoi hai delle prove mangiare tutte audiovisive le dei tuoi viaggi, delle tue ore. sinfonie, Sì. ok? Quindi non stai parlando per punizia in casa. L'unico paese è là? Va Pitecolandia. bene, nell'est si trova anche alle 5 di mattina. A Riga se vuoi mangiare alle 5 di mattina, Dopo niente. E aprire tutte le ore sarebbe buono perché comunque cazzo ti fa aumentare anche il giro d'affari, no? Va bene, niente, dai, noi mangiamo. Poi quando usciamo faccio vedere cosa mi ha speso, ok? Porzione 3 volte di quella d'Italia, cioè guardate, questo cucchiaio, cioè il piatto è fondo. Aspetta che gliela muovo un attimo per, giusto per capire. Cioè questa qua. Cioè, guarda, cioè, gli spiatti di spaghetti è grosso come la pizza, cioè questo è un piatto di spaghetti che è da noi. Sì, questo sarà, allora, almeno una porzione, almeno doppia se non tripla. E sono buoni, li ho già provati. Sono mega buonissima, mega gigante, guarda, è un piatto più grosso di quello della pizza. Questa qua la lascio qua perché veramente sono pieno, non ce la faccio più a mangiarla. E niente, prima c'era una ragazza di mangiarsi, ti hanno anche la scatola per portartela a casa, ok? Adesso usciamo e vi faccio vedere il prezzo. Ok, abbiamo mangiato, siamo usciti, come avete visto, bel piatto di spaghetti abbondanti. Io ho preso la birra media, birra non acqua sporca. Siamo a Friburgo in centro e il mio amico ha preso una margherita, un succo di arancia. È nel land più ricco della Germania, quindi uno dei posti più ricchi al mondo. Totale, facciamoglio vedere, 13 euro. Fermo. Lo vedono bene? Lo vede bene il Piteco? Ok, torna indietro. 13 euro, centro a Friburgo, non il paesino fuori, centro città. Come mai abbiamo preso questo? Niente, perché qua gli stipendi sono più bassi, quindi siccome là gli stipendi sono molto più alti, giustamente devo pagare di più, chiaro.